Be my best friend. 7-Eleven. Bingo legend. Che il girone C fosse il girone di ferro lo si era ampiamente detto e scritto già nel precampionato, un concetto tra l'altro condiviso da tutti gli addetti ai lavori. Tale concetto è stato rispettato nella prima giornata della stagione 2019-2020, che ha visto anche dei risultati a sorpresa. Il primo, ma sotto sotto neanche tanto a sorpresa, è la grande vittoria del Giulianova che ha fatto suo il derbissimo contro il Chieti, battendo la Teate 68-64 al termine di una gara ottimamente giocata dai ragazzi di coach Cesare Ciocca, che nonostante l'assenza del centro montenegrino Nicola Marcus non hanno pagato dazio al rimbalzo contro una delle squadre più alte del girone, mettendo in mostra una difesa praticamente impenetrabile. Per i giallorossi, ottima prova del collettivo, impreziosita dalle prestazioni offensive di Hidalgo, top scorer del match con 21 punti, Piccone 20 punti e Foll 11 punti più 12 rimbalzi, ma tutti i giocatori chiamati sul parquet hanno dato un contributo preziosissimo alla causa giuliese. In casa Chieti i migliori sono stati gli ex Sansevero Rezzano 15 punti e Ruggiero 21 punti. Per poco invece non è riuscita l'impresa al Teramo, che al Palatriccoli di Iesi è uscita sconfitta a testa altissima con il punteggio di 73-70. I biancorossi hanno di fatto pagato la falsa partenza nel primo quarto, salvo poi compiere nella quarta frazione una rimonta devastante, 8-20 il parziale, mancando per tre volte consecutive la tripla del pareggio e facendo venire più di un brivido ad una delle formazioni più blasonate del girone. I ragazzi di coach Manuel Ciglio quindi hanno lanciato un segnale a tutte le altre avversarie: contro questo Teramo quest'anno si dovrà sudare parecchio per ottenere i due punti. Giocati anche tanti derby, il più prestigioso è stato quello tra Civitanova e Sutormonte Granaro, vinto 72-61 dai ragazzi di coach Domizioli, con una prova accademica di Valerio Amoroso, 23 punti e 10 rimbalzi. Successo invece roboante per Fabriano, che ha letteralmente asfaltato Ancona 96-59, mandando in doppia cifra ben 5 giocatori, con Garri top scorer a quota 19 punti. Per quanto riguarda i derby dell'Emilia-Romagna, c'è da segnalare la vittoria a sorpresa della matricola Ozzano contro la quotata Cesena 66-62, mentre terminata con lo stesso punteggio il match tra le due retrocesse dalla 2 Beccheri Piacenza e 100. Successi infine sia per Rimini che per Faenza, rispettivamente contro Senigallia 79-74 e Porto Sant'Elpidio 81-55. Il campionato è solo all'inizio, ma promette scintille. Allacciate le cinture. Down, I swear they made me feel inferior.